Discorso non retorico del sindaco Luigi Lucchi del 31 dicembre 2016. Sono anni che mi arrabatto perché desidero un territorio comunale sicuro, curato, produttivo, ospitale e una comunità serena e prospera con i buoni incrementi demografici. Nel territorio comunale di Berceto servono 100 nuove famiglie. Obiettivi possibili, debbono essere possibili. Serve ottimismo e anche speranza, serve la fede. La chiedo ogni giorno nelle mie preghiere e invito sempre le persone credenti a pregare per queste mie intenzioni, a crescere la mia fede e la speranza, quindi lo stupore del fare, del realizzare, del riuscire, della potenza di ogni singola persona se in dialogo con gli altri. So che tante persone pregano per il sindaco, come le nostre meravigliose suore di Don Bosco o la suora del seminario Suor Teresa. Il mio credo socialista e il desiderio di essere cristiano per davvero non li vivo come contraddizione e nella mia semplicità ideologica e teologica rivedo i primi socialisti nell'Ottocento che non disprezzavano nelle loro sedi l'immagine di Gesù. Risento nella mente l'eco delle parole, a mio avviso stupende, della predica di Natale di Camillo Prampolini del 25 dicembre 1897. Due ideali difficili da vivere per davvero, e si resta sempre pubblicano e samaritano rispetto al fervore dei farisei. Si resta sempre egoista rispetto alla giustizia e all'onestà intellettuale che richiede il credo socialista. Si resta con le nostre carenze, i nostri difetti, le nostre omissioni, ma queste non vengono cullate, foraggiate, esaltate e pertanto non si giudica. Si arriva a condannare il peccato, ma non il peccatore. A ben vedere, in questi anni, dal giugno 2009 come sindaco e amministrazione, a condizioni date si è realizzato molto e molto si è seminato in ogni direzione, anche con l'esempio, per non avere divisioni, per non lasciare nessuno in disparte, per far comprendere che è possibile riuscire con l'aiuto di tutti e tutti sono in grado di aiutare e a crescere il bene comune. Si è tentato in ogni direzione con entusiasmo, ottimismo, spronati dal desiderio del fare. Nessuno può mettere in dubbio i miei sforzi per comprendere la realtà locale, provinciale, regionale, nazionale, europea e mondiale. Una comprensione indispensabile per compiere scelte anche nel quotidiano, anche in un piccolo comune. Ho i numeri, dati, documenti per dimostrare a chiunque quanto avviene e perché avviene in sede locale, coinvolgendo e sconvolgendo la vita di ognuno di noi. Berceto non è un'isola, siamo attaccati al mondo. Adesso, credetemi, siamo in una fase cruciale. Si potrebbe dire di vita o di morte del nostro comune, del nostro paese, dei nostri piccoli paesi e quindi della nostra comunità. Prendiamo il paese per salvarlo per i capelli, per non lasciarlo cadere nel baratro del non ritorno. Nel baratro noi periamo, Berceto no, ma non sarà più dei bercetesi. È una facile profezia. Sbagliato sottacere le cose, ma ancora più errato un catastrofismo senza prospettive. Voglio urlare a tutti che il comune di Berceto, tra i territori montani, anche se definito da governi e politici insipidi e servi del neoliberismo, zona fallimento di mercato, è il territorio con enormi potenzialità economiche per uno sviluppo all'avanguardia. Serve sconfiggere, grazie all'impegno di ognuno di noi, suoi abitanti, lo scoramento, la disperazione che abbiamo lasciata padrona nei nostri cuori, nella nostra mente, delle nostre braccia. Talmente padrona ma mendace che il rimorso di non fare, come i nostri vecchi, anche l'interesse del paese, non ci morde più la coscienza. Ci riteniamo tutti assolti, tutti professori, tutti giusti, tutti vittime. Non siamo assolti, non siamo casti, non abbiamo ragione. Siamo in fallo. Facciamo per salvarci un grande patto tra merito e bisogno, che è la base del vero riformismo e quindi della giustizia sociale. Siamo in 2.109 residenti, più 7.000 villeggianti abituali, più 5.000 proprietari di immobili del comune di Berceto.
per cambiare Berceto, invertire la rotta e passare dalla rovina al benessere basterebbero, statene certi, 100 persone con un obiettivo comune che sapessero cacciare la briga e sconfiggere l'ignoranza civica e il macabro egoismo che ci porta solo disperazione, malcontento e insoddisfazione. Con la buona volontà di tutti è possibile coinvolgere prima 100 persone e poi 14.000. Se coinvolgiamo 14.000 persone, come è possibile, diventiamo un modello di sviluppo e benessere diffuso a livello mondiale. In pratica 106 abitanti per chilometro quadrato che governano e abitano il territorio. Un numero ideale per avere ottimi servizi e accresciuti di molto rispetto a quelli odierni. Un numero ideale per avere 131 km quadrati di territorio governati come un giardino. La più grande area bucolica d'Europa a un'ora di strada da tre aeroporti, da tre porti, da ferrovie dell'alta velocità. Abbiamo due caselle autostradali, siamo area MAB UNESCO, abbiamo a un'ora di cammino l'incrocio straordinario di Sentiero Italia, l'Alta Via dei Parchi e Strada Francigena. Abbiamo un'ora di strada, lo sbarco alla Spezia di 2 milioni di persone anno, turisti in crociera, che vogliono conoscere il nostro territorio, il nostro cibo e arrivare nelle terre di Giuseppe Verdi. Abbiamo antichi frutti, antiche razze, squisiti prodotti della terra e dell'allevamento. Il nostro territorio è ricco di selvaggina, i nostri torrenti e rii possono tornare a brulicare di pesce autoctono pregiato. La nostra cultura e le nostre tradizioni sono studiate e ammirate dagli abitanti più ricchi della terra, che non vogliono un corpo deforme per il cattivo cibo, non vogliono un corpo malato per cattivo cibo, cattiva aria e cattiva acqua. Oggi sono 16 gli abitanti per chilometro quadrato, un numero da morti in agguato per un territorio. Persone anziane, persone con acciacchi, persone abbandonate come abbandonato il nostro territorio. Uno spreco, un delitto abbandonare il territorio che grida vendetta. Per renderci conto, ognuno di noi, del nostro spreco, dobbiamo immaginare di gettare a piene mani ogni giorno monete cartacee di grosso taglio nel fuoco del camino, pur lamentandoci in continuazione che non abbiamo soldi. Perché stare insieme? Per realizzare 5 cose. Primo, consorzio volontario tra i 5.000 proprietari del comune di Berceto, per salvaguardare e valorizzare tutto il territorio, case e fabbricati dismessi, boschi, castagneti, prati, pascoli, torrenti, selvaggina, pesi. 2. Produzioni di energie rinnovabili con investimenti redditizi e azionariato diffuso per trarre reddito dal nostro territorio e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del clima. 3. Centro commerciale naturale in Strada Romea, dal castello al seminario, per utilizzare tutti i piani terra disponibili e avere botteghe artigianali, antichi mestieri, vendita di prodotti tipici e diventare una naturale attrattiva turistica in ogni periodo dell'anno. Strada Romea è la strada più suggestiva della provincia di Parma, il tratto che attraversa il nostro paese. 4. Promuovere una organizzazione di tutti i proprietari che solitamente affittano ai villeggianti i propri appartamenti, adeguandosi alle nuove richieste che sono giornalieri, settimanali, quindicinali. Si incrementa il turismo e si ottiene un reddito maggiore favorendo le richieste. 5. Realizzare fattoria Berceto per poter avviare concorsi pratici a chi desidera intraprendere l'attività di agricoltore, allevatore, frutticoltore grazie alle tecniche biologiche e con denominazione anche di origine comunale. Tutto il 2017 sarà impegnato da parte mia dell'amministrazione per dibattere, approfondire e avviare nel concreto le 5 azioni che trasformeranno Berceto in un paradiso terrestre, in una salubre oasi preservata dall'inquinamento, dal dissesto, dallo spreco di risorse, dalla violenza e dal malaffare. Un paradiso in cui vivere e far vivere i nostri bambini e i nostri nipoti. L'impegno sulle 5 cose, statene certe, non impedirà né al sindaco né all'amministrazione
di stare allerta su tutto quanto può servire a Berceto e alla sua gente, indipendentemente da dove possa sorgere. Non si perderà nessuna occasione che si presenterà oltre a queste cinque cose. Soprattutto non si perderanno le occasioni per avere la banda ultralarga. Ognuno di noi ha mille scuse per non stare insieme, per scansare il benessere collettivo, la serenità di tutti e ognuno in ogni modo, in modo compito. Sono appunto scuse. Non ci sono motivi politici, non ci sono motivi religiosi, non ci sono motivi economici, non possono esserci motivi personali, non ci sono motivi logici. La forte intesa sindaco, amministrazione, comunità, singolo cittadino che c'è ora rispetto al passato potrebbe venire a mancare anche in tempi brevi. La solitudine, l'insuccesso, la disperazione, la contraddizione colta nelle persone tra il loro dire e il loro fare, a lungo andare, sono sempre cattivi consiglieri per un amministratore pubblico, per un sindaco. Vogliamo adesso, dai primi giorni del nuovo anno, questa irripetibile occasione di sviluppo. I tempi sono propizi. Ritorniamo finalmente a vivere con stupore ogni cosa. Chiedo a ognuno di voi di partecipare agli incontri, di partecipare ad approfondire queste cinque cose, a renderle in chiaro e reali attraverso la strada più partecipata possibile, concreta e realizzabile. Ognuno troverà certamente il suo ruolo, la sua realizzazione, il suo legittimo tornaconto anche in termini di denaro, reddito, soddisfazione. Usatemi bene. Luigi Lucchi non ci sarà per sempre. Ognuno di voi può scaricare dal gruppo di Facebook Luigi Lucchi atti e relazioni da Luigi Lucchi e trovare i documenti per approfondire. Ognuno di voi ha la mia piena disponibilità ogni giorno, per 18 ore al giorno, a discutere, confutare, migliorare e affinare le cinque cose. Ognuno di voi può passare in municipio a ritirare la documentazione, a raccogliere dati e proposte. Un discorso di fine anno, questo, iniziato senza fronzoli, per condividere con tutti da subito la gioia di idee semplici, alla nostra portata, che abbisognano per essere realizzate solo della nostra buona volontà, della nostra intelligenza, della nostra cultura di montanari, che non hanno ottenuto in questi decenni nulla di buono, come non si ottiene nulla di buono ad allontanarsi dalla strada tracciata dalla saggezza dei padri. Detto con gioia, tutto d'un fiato, questo buon proposito che deve accomunare tutti nel nuovo anno. È giusto rivolgere come sindaco, a nome della comunità, un saluto ai nostri emigrati. Il presidente Pertini, avendo vissuto da emigrante in Francia, iniziava sempre il suo discorso di fine anno rivolgendosi a loro, poi alle italiane e agli italiani. Un ringraziamento ai tanti volontari delle associazioni Salvavita come Croce Rossa, Avis, Aido, ai volontari del taxi sociale, dell'Hauser, di quanti si adoperano tutto l'anno e da anni per gli altri. Agli ospiti della Casa Protetta e ai tanti operatori che possono, con le loro attenzioni, gentilezza e professionalità, fare bene del bene ogni minuto e ogni giorno. Ringrazio i nostri tre sacerdoti, Don Giuseppe, Don Giorgio e Don Franco, che cercano, forti della tradizione della nostra terra, di non lasciare campo vinto al menefreghismo religioso, anche se le chiese non attraggono più, purtroppo, né i giovani nelle loro famiglie. Avremo tutti la colpa e il rimorso di non aver insegnato loro, fatto conoscere, l'uso di una potente arma che è l'amore di Dio per l'uomo, proprio per ognuno di noi. Penso con gratitudine a Nan e Samuel, che tanto aiuto danno alla nostra comunità per avere un tozzo di pane. Ringrazio tutti i miei concittadini per accettare, senza inveire, tanti disservizi dovuti anche a nostre carenze e a nostri peccati di omissione. L'augurio di non ritenermi, perché non lo sono, una loro controparte, ma un loro gioioso servitore. Abbraccio anche tante persone sconosciute che mi aiutano a lenire le sofferenze, anche i morsi della fame e del freddo di tanti vercetesi che, nonostante le roboanti dichiarazioni dei governi sull'uscita della crisi, aumentano ogni anno di numero e di bisogni. Spero, senza isterismi dannosi, che ognuno di noi comprenda sempre di più
anche le ingiustizie verso gli animali e le contrasti, portando quel mattoncino utile a costruire una cultura veramente umanista entro la quale gli animali non saranno più torturati. Sono qui col desiderio, la volontà, le idee e la tenacia non solo di fare tutto quanto è possibile, ma quanto invece si deve fare, è giusto fare. Come sindaco rappresento, voglio rappresentare le istituzioni, non me ne chiamo fuori e probabilmente per questo all'interno delle istituzioni a volte sono tanto critico e discolo. Se ami le istituzioni, se le consideri, non puoi tacere se queste tradiscono la Costituzione, il giuramento assunto di servire il popolo sovrano. Dalle istituzioni vanno cacciati i nominati, i disonesti, gli incapaci, i ladri, i corrotti, i venduti, i necrofili dei diritti che abbiamo guadagnato in millenni di lotte grazie agli eroi e martiri che ci hanno preceduto. Abbiamo una Costituzione semplice, ben scritta, comprensibile e va attuata. Serve a poco la retorica che si sprigiona dagli ipocriti sulle lapidi dei nostri martiri in occasione del 25 aprile. Contrastiamo insieme i ladri di diritti, i demagoghi, coloro che hanno svenduto gran parte della nostra sovranità macchiandosi del delitto più subdolo, alto tradimento. Riprendiamoci la nostra sovranità, riprendiamocela tutta e costruiamo come Stato sovrano, come popolo sovrano, insieme a tutti gli altri Stati sovrani e popoli sovrani, l'Europa dei popoli e cacciamo questi mercanti dal tempio dei nostri ideali, delle nostre aspirazioni, della nostra evoluzione, della nostra pace. Lottiamo ogni giorno con lo stesso fervore dei nostri padri, dei nostri nonni, contro una disuguaglianza che grida vendetta e può portare solo alla guerra. Una guerra nell'era atomica vuol dire distruzione della razza umana e del pianeta. Non fidiamoci dell'equilibrio del terrore, dello sfogo egoista dell'1% dell'umanità che detiene il 99% delle ricchezze, che fa combattere oltre 300 guerre. 300 guerre dimenticate, ma che presto non saranno sufficienti al loro delirio ed onnipotenza e se non li fermiamo ci porteranno, come dice Francesco, alla terza guerra mondiale, all'ultima e distruttiva guerra. Hanno le ricchezze ma vogliono il potere su ognuno di noi, su ogni uomo, e ogni uomo deve essere loro schiavo, costi quel che costi, in termini di dolore, disperazione, ingiustizia sociale. Dobbiamo avere paura, ma la paura non deve paralizzarci, non deve renderci inoperosi. Ci vogliono rimissivi, timorosi, servili. Ci vogliono bloccati dalla paura e dalla sterile ira. Ci vogliono il contrario rispetto al motivo per cui siamo stati creati. Ognuno di noi è immagine di Dio, ognuno di noi concorre insieme a Dio a realizzare la creazione, ognuno di noi ha forze inespresse, enormi, se le rivolge al bene. Il mio augurio è che ogni minuto, ogni ora, ogni giorno del nuovo anno e di quelli a venire, le nostre forze incommensurabili siano volte al bene comune. Grazie di avermi ascoltato, grazie di supportarmi sempre. Il vostro consenso, il vostro incoraggiamento, anche di persone sconosciute, tiene viva la mia speranza. Grazie a ognuno di voi, voglio vivere ogni giorno momenti di stupore. Un abbraccio, buon anno e buona vita. Il sindaco di Berceto.